torniamo a parlare di quanto sono importanti i gesti di ognuno di noi, anche ovviamente nella sicurezza. È un tema che sta conducendo un fil rouge di questa mattina, sicurezza informatica. E lo facciamo con Cassa e Depositi e Prestiti. Invito sul palco il responsabile Corporate Security della Cassa Depositi e Prestiti, Nicola Vanin. Buongiorno a tutti. Benvenuto. Buongiorno. Benvenuto, Nicola. Diretta, piacere. Come va? Molto bene. Tutto bene? Sì, sono davvero molto contento di essere qui con voi anche oggi. Anche noi. 10 anni, un 10 bellissimo anni, compleanno. Portati benissimo. Direi proprio di sì, assolutamente. Fulgidamente, direi. Innovazione e progetti, fantastico. A proposito di progetti, cosa mette in campo Cassa Depositi e Prestiti per la sicurezza informatica? Beh, tutti i nostri progetti innanzitutto partono da una vision molto importante, che è quella di proteggere il patrimonio informativo unico nel suo genere di Cassa Depositi e Prestiti. Nel fare questo ovviamente è fondamentale anche attraverso infrastrutture tecnologiche moderne, sicure e resilienti, riuscire a erogare servizi di qualità al sistema paese. In base appunto a questa vision, Cassa Depositi e Prestiti mette poi a disposizione, consapevole che le minacce informatiche sono aumentate in modo drammatico. Esponenziale. Esatto. Il contesto geopolitico anche è mutato in modo piuttosto importante. Con questo tipo di perimetro, competenze, soluzioni tecnologiche, professionalità e procedure che riprendono un po' le best practices internazionali in termini di sicurezza informatica, sono state collassate in un piano della sicurezza strategico per Cassa Depositi e Prestiti, che si evolve nel tempo, è dinamico, riesce ad adeguarsi a tutte quelle che sono gli aspetti mutevoli della sicurezza informatica e soprattutto, come ti dicevo Diletta, riesce poi anche a adattarsi a tutti quei cambiamenti sociali, economici che in questo momento stanno in qualche modo, in modo impattante, influenzando la nostra vita. E quindi chiedo, che cos'è la CISO? La CISO Community. Community, la esatto. Chief Information Security Operation Community. È qualcosa che mi fa particolarmente orgoglioso e lo fa anche Cassa Depositi e Prestiti in questo contesto. Ebbene, per parlare di che cos'è la CISO, è fondamentale partire da un concetto fondamentale della sicurezza, ovvero la collaborazione. Oh, che qui voglio dire maker faire e pane quotidiano, quindi piace molto anche a noi. Vedo giovani, ragazze e ragazze talentuosi, e questo è sempre uno stimolo davvero molto, molto importante. Detto ciò, tornando alla domanda, quindi collaborazione, perché vedi, nella cyber security poter dialogare, condividere con altri professionisti della sicurezza informatica è fondamentale per gestire, prevenire e mitigare quelli che sono gli attacchi informatici. Se tu abbini questo aspetto al fatto che Cassa Depositi e Prestiti ha al suo interno, nel gruppo, ha campioni industriali dell'economia, della finanza, dell'energia, con competenze uniche sulla sicurezza, ebbene il match, la combinazione è quasi automatica e quindi siamo riusciti appunto con la collaborazione e con queste competenze a creare questa community di professionisti che non solo hanno come obiettivo quello di proteggere le proprie organizzazioni ma anche e soprattutto dare un aiuto al paese per rimanere competitivo anche a livello cyber. Quanto è grande questa community così? È molto numerosa e ogni qualvolta, cara Diletta, che ti viene in mente una società strategica in Italia, ebbene, uno dei suoi professionisti è presente in questa CISO Community. Beh, bene. Sì, direi proprio di sì. Mi piace anche questo spirito di condivisione che poi è proprio, uno quando è abituato a pensare a grandi realtà, associa subito invece a un segreto, no? Che non deve uscire. Invece l'approccio che ci racconti è proprio quello della comunità scientifica poi in realtà. Sì. Che è, se non condividi e poi non si va avanti. Hai detto benissimo. Beh, ti dirò, qualche segreto c'è sempre, perché ovviamente minimo l'avversario è temibile, è sempre più sofisticato, quindi alcuni segreti devono essere e devono rimanere conservati in questa community.
Ma tu hai detto davvero qualcosa di molto importante, è un laboratorio continuo fatto di confronti con diversi tipi di esperienze, proprio volto a anticipare quelle che sono le evoluzioni future del rischio informatico per il Paese. E l'open innovation in questo contesto, quanto è importante? Ma tu, Diletta, mi insegni, tutti voi mi insegnate che innovation significa andare nel mercato e riuscire ad integrare l'innovazione immediatamente nel proprio business. Oggi molte società di sicurezza informatica sono presenti nel mercato e nel contesto mondiale. E le realtà italiane che cosa fanno? Attraverso diversi strumenti si rivolgono a società, start-up, singoli talenti per riuscire ad integrare, inglobare al loro interno proprio queste particolari, innovative soluzioni che possono essere fondamentali per la sicurezza informatica. Ebbene, in questo tipo di modello, quindi, uno degli strumenti che io penso sia davvero molto efficace è quello dell'hackathon. L'hackathon in termini di sfida, cyber challenge, l'hai mai sentita? Sì, Diletta? L'hackathon, ne ho anche seguita qualcuna. Immaginavo. Non ho partecipato perché non sono in grado, ma l'ho seguita e l'ho raccontata. Ti faremo partecipare a quello che vorremmo tanto organizzare qui a McAfee. Me lo segno? Assolutamente, anch'io. E quindi... Cos'è, per tutti gli amici che ci stanno in questo momento seguendo, il Cyber Challenge di sicurezza informatica? È un bellissimo evento dove diversi talenti con appunto differenti esperienze lato sicurezza informatica si confrontano per riuscire ad attaccare, impadronirsi di una infrastruttura tecnologica che mettiamo a disposizione proprio per questo tipo di sfida. E da questo evento, da questo momento, quello che noi riusciamo poi a raccogliere sono appunto innovazioni dal punto di vista tecnico, ma anche di procedura per gestire meglio le difese delle proprie organizzazioni. Scendiamo un attimo nel pratico, Nicola, visto molto che volentieri. Ognuno di noi, lo dicevamo all'inizio, cosa può fare? Perché voi, può esserci la community degli esperti, i veri cervelli, diciamocelo, al lavoro, ma noi, per aiutare, cosa non dobbiamo fare? Allora, innanzitutto, più semplice. Beh, guarda, Diletta, tutti voi avete un contributo fondamentale, a mio avviso, a prescindere dall'esperienza sulla sicurezza informatica, ovvero essere consapevoli che le dinamiche sono cambiate. Ogni volta che noi ci interfacciamo con degli strumenti digitali, condividiamo le nostre informazioni e quindi per questo motivo dobbiamo partire già con una piccola, io la chiamo patente, che ti dà alcune abilità nel riuscire a navigare questa strada che è fantastica, piena di innovazione, come in questo bellissimo contesto, ma che richiede anche un minimo di capacità nel guidare nella direzione giusta, per evitare quindi i famosi incidenti. Esatto, una piccola patenza, non possiamo più fare Pollyanna. Ahimè no. Una piccola cintura di sicurezza è necessaria. Grazie mille. Grazie a te, grazie a Nicola tutti. Vanin, Cassa Depositi e Prestiti, per averci raccontato qual è lo scenario e anche un po' il backstage.